Alle mie spalle inizia il centro storico di Mergozzo, che è anche il paese che dà il nome al lago davanti a noi. È uno dei laghi più puliti d'Italia, è una circonferenza di soli 6 km, però è molto apprezzato appunto per le acque pulite e per fare kayaking o andare con la barca a remi, perché le barche a motore non possono transitare sull'acqua. E ci troviamo nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, praticamente a metà strada tra il Lago Maggiore e il lago di Dorta. Con il lago di Mergozzo si fa una sorta di triangolo. E qua nella piazza principale del paese si trova anche un olmo centenario che ha più di 5 secoli, incredibile. Se si viene a Mergozzo, questa è una delle cose da provare: la fugascina, il dolce tipico del paese. E tutti i nostri buoni propositi di partire presto anche oggi sono sfociati in una corsa forsennata tra Nala e Roccia, un bracco tedesco che abbiamo incontrato qua sulla ciclovia del Toce, e quindi vabbè, è sempre un piacere vederla giocare, vederla divertire, va bene così. Abbiamo attraversato la passerella ciclopedonale sul Toce per arrivare a Dornavasso, dove abbiamo passato la zona industriale. Adesso invece riscendiamo verso Gravellona Toce, cercando un po' di strade secondarie per evitare la provinciale un po' trafficata. E come al solito, una strada sterrata diventa sentiero e poi il sentiero chissà. Siamo riusciti a uscire dal sentiero, adesso abbiamo imboccato un'altra strada sterrata che però sembra bella e pedalabile, quindi questa volta ci è andata bene, anzi è stato divertente. E questo è il lago d'Orta dove ci fermeremo a pranzo. Freddo pazzesco, c'è un'umidità atomica e non vedo l'ora di arrivare al caldo. Nala si sta già leccando i baffi. Scusa in anticipo se dovessi perdere un moccolo dal naso, non è colpa mia, fa veramente freddo e quindi non me ne rendo neanche conto. Da Cesara abbiamo iniziato a discendere la valle del torrente Pellino, è una strada molto bella, ma non in una giornata da lupi come oggi. Oggi è molto umida e bisognerà ripassare in estate. E abbiamo lasciato la provincia di Verbano Cusio-Ossola per entrare in quella di Novara e fra poco la Valsesia. Quella che si intravede alle mie spalle nelle nebbie del lago d'Orta è l'isola San Giulio. E l'isola è abitata da pochissime famiglie, però ha anche un monastero abitato da suore di clausura. E si trova a circa 400 metri dalla riva, in provincia di Novara, e fa parte del comune di Orta San Giulio, e Orta San Giulio è sovrastata dal Sacro Monte di Orta, che è un patrimonio UNESCO. L'isola di San Giulio è anche la location di un film di Giuseppe Tornatore, La Corrispondenza, e poi viene citata da Umberto Eco in uno dei suoi romanzi ed è la protagonista di un altro scritto di Gianni Rodari. Siamo arrivati in Valsesia e la nebbia è sempre più profonda, io mi sento sempre più ragionier Fantozzi alla Coppa Cobram.